From a second to another, you lift me up, you wanna show the world I'm a girl, I'm a girl. Then the other way around, you left me on the ground. Now I wonder what you really want to say. Just a moment of the pleasure, but tell me how, tell me how. Settimana della Biarchitettura 2016, siamo giunti all'ultima giornata, una settimana veramente intensa come ogni anno di interventi, di scambi, di relazioni. Questa settimana dedicata al riqualificare sostenibile, quindi dedicata come filo conduttore alla riqualificazione degli edifici storici. Una sessione anche fuori dalla nostra sede di Modena, Mirandola, proprio per vedere le applicazioni della ricostruzione in seguito al sisma del 2012. Gli spunti di questa settimana sono stati veramente vari e ci serviranno anche nella programmazione poi di quelli che saranno i lavori dell'anno prossimo. Quest'ultima giornata possiamo fare qualche piccolo bilancio, direi che le presenze sono state come sempre molto sostenute, quindi questo vuol dire che i temi trattati e gli approfondimenti verticali comunque sono quello che effettivamente serve al momento proprio per gli approfondimenti. Viviamo anche un momento di cambio normativo, no? Legato al nuovo codice degli appalti, quindi cambiamenti come sempre che ogni anno diventano epocali. Speriamo di aver dato appunto anche il nostro contributo a tutte le amministrazioni, i professionisti, gli ordini che sono transitati qui durante questa settimana. Daniela, raccontaci qualcosa di qualche sessione particolare di questa settimana. 10 sessioni per la prima volta quest'anno, quindi comunque diciamo che abbiamo raggiunto un record per l'organizzazione della settimana. E siamo partiti sul difficile, quindi abbiamo parlato di restauro il primo giorno, tirando in ballo Palazzo d'Accursio di Bologna e la Ghirlandina di Modena, diciamo due eccellenze per quanto riguarda il patrimonio culturale. Dopodiché abbiamo approfondito vari case history per quanto riguarda anche diciamo così architetture industriali, tipo la fabbrica della Mutti, oppure abbiamo approfondito il tema della ricostruzione, appunto andando a Mirandola e cercando di fare un percorso, un panorama molto, molto intenso per quanto riguarda le identità del territorio di Mirandola, quindi gli edifici pubblici, a che punto siamo, cosa possiamo fare, cosa è stato fatto. Interessante è stato anche la sessione su obiettivo ENZEB, quindi edifici energia quasi zero, che ormai è praticamente da domani che si dovrà iniziare a costruire, a progettare e costruire in questo senso, come indica la normativa. Una carrellata quindi sui materiali, sulle norme che regolano questi materiali, quindi si è parlato anche su LCA, quindi questa famosa parola di ciclo di vita sia dell'edificio che del materiale, per verificare effettivamente le prestazioni energetiche e ambientali di ogni singolo materiale che è in produzione. Questo l'abbiamo potuto fare anche grazie agli approfondimenti delle nostre aziende partner, quindi degli sponsor della manifestazione. E abbiamo chiuso questa settimana con un appuntamento che a livello nazionale, Italia in classe A, col quale siamo in collaborazione insieme all'Enea, insieme a Renael e insieme comunque al Ministero, per promuovere in tutta la nazione, diciamo così, queste tematiche che ci sono tanto care sull'energia, sull'efficienza energetica e su tutte le novità normative del momento. Grazie ancora, grazie a tutti quelli così, che hanno lavorato dietro le quinte per questa settimana. Si lavora mesi prima, dall'organizzazione alle telefonate, agli ospiti. E quindi ringrazierei in realtà anche il sostegno principale della settimana, comunque la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e di Mirandola, che hanno creduto anche in questo progetto che è relativo proprio a un approfondimento sulla riqualificazione degli edifici storici, un patrimonio enorme che è tutto da affrontare, che ha diverse problematiche. Per cui direi che possiamo darci l'appuntamento al prossimo anno, quindi vi aspettiamo alla settimana 2017. Fire past three, I try
at a club.